Con questo video tutorial vediamo come trattare un PDF immagine, cioè un PDF che di per sé non è pubblicabile nei siti della pubblica amministrazione proprio in quanto inaccessibile, in quanto costituisce barriera di fruizione dalle persone che utilizzano ad esempio le sintesi vocali. E qui abbiamo le persone non vedenti, le persone con problemi di ipovisione che preferiscono l'utilizzo degli screen reader, ma anche persone dislessiche che appunto preferiscono leggere documenti attraverso le sintesi vocali. Bene, vediamo come fare in questo caso utilizzando un programma che è Adobe Acrobat nella versione non reader, quindi in questo caso nella versione commerciale. Esiste un comando nella scheda strumenti tools che è di ricognizione del testo. È sufficiente cliccare in corrispondenza di in questo file e poi tutte le pagine. E cosa fa il programma? Beh, il programma stende una sorta di patina invisibile sul testo che consente appunto alla persona che vede di non vedere nessuna differenza rispetto all'originale, alla persona che utilizza invece sintesi vocale di vedere restituito l'audio attraverso appunto il riconoscimento del testo in quanto tale. Ecco, non avevo mostrato prima la tecnica per capire che il documento PDF è costituito da un'immagine, bastava cliccare in corrispondenza del testo stesso, il testo sarebbe solitamente diventato di colorino azzurro, comunque non sarebbe stato possibile selezionare del testo. Adesso, dopo questo procedimento, se noi andiamo in corrispondenza di priorità strategiche eccetera, vedete che il testo viene tranquillamente selezionato. In verità non viene selezionato tutto, perché ci sono parti riconosciute come immagini anche da Acrobat stesso. Ad esempio, se io clicco qua in corrispondenza della scritta sul ministro, vedete che non succede nulla. Lo stesso se io vado sulla direttiva, peraltro c'è un bel timbro 18.7 col punto 2014 che evidentemente non è intercettabile come testo, e lo stesso vale per il numero, credo scritto a mano, 11. Bene, invece però successivamente notate che il testo è comunque selezionabile tutto. Ecco, non è detto che questa operazione sia infallibile, cioè abbia una percentuale di riuscita al 100%, anzi spesso ci sono dei caratteri che vengono confusi, ad esempio gli 1 spesso con la L minuscola. Grandi difficoltà ci sono quando ci sono le tabelle. Questo metodo è assolutamente inefficace, inutile, anzi fa perdere un sacco di tempo e quindi non va utilizzato nel caso ci siano delle tabelle, proprio perché sono di grande complessità per essere poi riconosciute dallo strumento stesso. Ma comunque diamo ragione in questo caso a questo documento, che invece è un documento scritto in modo abbastanza tutto sommato facile favorevole al riconoscimento. Andiamo a selezionare le prime 2 righe, tasto destro copy, andiamo a fare aprendo il block notice, l'incolla per vedere che cosa è incollato, che è quello poi che verrebbe restituito in audio con gli screen reader. Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16, vedete tutto giusto. Ecco, poi c'è l'errore e non riesce a cogliere quella barra tra il 2016 e il 17 e la prende come fosse un 1, e così verrebbe il numero 2.016.117. Questo per spiegare che comunque è all'ordine dei fatti che comunque anche in documenti non complessi c'è un margine di errore significativo, che poi restituisce ovviamente un termine sbagliato a chi utilizza screen reader. È in realtà, come diceva Livio Mondini in un altro webinar, un po' una toppa che è da utilizzare in casi estremi, soltanto esclusivamente nel caso in cui ci arrivino documenti fatti in questo modo da altre amministrazioni. In caso di nostra amministrazione, mi raccomando, assolutamente importante costruire il documento per bene, a norma, in modo che sia già corretto come forma e come formato e come anche accessibilità. Bene, detto questo, non resta che andare a salvare il documento dove voi ritenete, magari cambiategli
il nome finale per non confondere col documento iniziale. Io qui ho una sfilza perché ho fatto un po' di prove, e a questo punto il primo passaggio è stato fatto.